Ciao a tutti gli appassionati di calcio e benvenuti su Top Sport News. Oggi dobbiamo parlarvi di un incontro che ha scosso il mondo del calcio italiano e ha sollevato molte domande. Ma prima di entrare nei dettagli, vi chiediamo di sostenere il nostro canale iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video e attivando la campanella per essere sempre aggiornati sulle notizie sportive più recenti. La giornata ha visto un incontro voluto da Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, FIGC, con la dirigenza della Juventus inizialmente. Sembrava che l'argomento dell'incontro fosse legato a questioni relative al calcio giovanile, alle seconde squadre e al calcio femminile. Tuttavia, fonti interne suggeriscono che ci fosse molto di più dietro questa riunione. La vera essenza dell'incontro sembra essere stata legata alle preoccupazioni di Gravina riguardo alla riduzione della pena inflitta ad Andrea Agnelli e la paura che il TAR possa annullare le sanzioni imposte ad Agnelli e la sua squalifica. Questo scenario sta generando crescenti preoccupazioni, poiché la FIGC potrebbe essere costretta a risarcire una cifra milionaria se le sanzioni venissero annullate. Ciò potrebbe innescare una crisi economica per la FIGC. Nonostante l'incontro sia stato presentato come una visita di cortesia, è chiaro che sono state affrontate questioni di enorme peso e interesse cruciale per il futuro della federazione e del calcio italiano. La stampa inizialmente ha concentrato l'attenzione su argomenti come la valorizzazione dei giovani talenti e la situazione del calcio femminile in Italia, ma è evidente che le conversazioni erano cariche di preoccupazioni più profonde. In questo contesto di incertezza e tensione, Gravina ha cercato di sondare il terreno, chiamando altre figure di spicco per cercare di capire le possibili evoluzioni di questa situazione complessa, sia dal punto di vista legale che economico. Ora, tutti gli occhi sono puntati sull'evolversi di queste questioni giuridiche e sulle decisioni future che determineranno il destino non solo di Agnelli e della Juventus, ma anche della FIGC e, in ultima analisi, dell'intero calcio italiano. Continueremo a seguirvi con aggiornamenti su questa vicenda e su altre notizie sportive di rilievo. Condividete le vostre opinioni su questa situazione nei commenti qui sotto e grazie per averci seguito su Top Sport News. Iscrivetevi per rimanere sempre informati sul mondo dello sport. Alla prossima notizia!